Dina. Jesse. Più guerra per tutti. Guarda, Joel, è il tuo preferito. Dina, Jesse, dove sono quei due? Una brutta notte. L'ha passata tutta a vomitare. Beh, potevi svegliarmi. È incinta. Sì. Ho capito perché siete qui. Ma lei va riportata indietro. Ha bisogno di cure e qui non siamo sì, in grado. Lo so. Lo so. Ma non posso abbandonare Tommy. Lui è qui per colpa mia. Magari puoi riportarla tu. Non si muoverà senza di te. Fanculo. Salviamo Tommy. L'acquario di cui parlava la ragazza. Lui non ha ancora trovato Abby. Lo aspettiamo appostati lì. E lasciamo Dina qui da sola. Se vuole così. Ok. Andiamo a dirle che partiamo.
Ti aspetto all'ingresso. Bene. Ciao. Ehi, bella. Deve chiuderci la porta. Ok. Andiamo. Sulla mappa l'acquario è vicino al mare. Deve essere di qua. Sì. Si resta mai asciutti in questa città? Vieni. Ok, forza, vai. Ok. Grazie. Cosa hai detto, Dina? Che speriamo di trovare Tommy all'acquario. Io non le ho detto che lo sapevi, se questo che... Tranquilla. L'acquario è una base dei lupi? Non credo. Nora ha detto che Abby è lì. Vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? Esatto. Ah. Joel ha avuto un problema con alcune luci. Ex luci ormai. Che genere di problema? Screzi tra contrabbandieri. E hanno discusso per un carico. È finita male, qualcuno è morto e gli altri si sono vendicati. Cazzo. Fa differenza per te? No. Fammi capire una cosa. Dopo aver trovato Tommy ce ne andiamo. Certo. E lasciamo perdere gli stronzi ancora lì. Dina deve tornare a Jackson. Ok. Bene. Merda. È bloccata. Si può tagliare da quel centro convegno.
Bloccata? Già. Ok, niente da fare. Te l'avevo detto. Beh, meglio essere sicuri. Pensi mai che potrebbero tornare a Jackson? Che vuoi dire? Che stiamo sfidando i loro uomini. Nella loro vita. Per quello che hanno fatto. Abby e i suoi non erano a Jackson per quello che ha fatto Joel. Questo posto è diverso da Jackson. Joel e Tommy hanno aiutato Abby quando è stata attaccata. Qui non sanno fare altro che uccidere. Cioè, ti hanno sparato a vista, no? Sì, è vero. Da quanto Dina sta così male? Un paio di giorni. Appena arrivate, ha fatto il culo a una squadra di lupi. Dovevi vederla. Ci credo. Con lei una schietta. Mano. Ok. Di qua. Spiegami un po'. Perché non mi ha detto che era incinta? Ascolta, io penso che te ne parleranno appena. Oggi hanno iniziato a ragionare tutte le unità. Chi te l'ha detto? Il grande capo in saluto. Le facciamo volare, aspettiamo le altre squadre. Poi attacchiamo le chiavi. L'ultima volta? La volta sarà di nuovo. Sono nervosa. Siamo tutti nervosi. Hanno già occupato tutta la costa. Finiranno per farci il culo a strisce. Ehi, abbi fede.
Parli come loro. Non è una scelta, sai. Questa missione può cambiare la storia. Nessuno qui. Edificio sgombro.
questi lupi hanno il grilletto facile. Sono in guerra con una setta di maniaci. Sì, ne stavamo parlando. I serafini, mi pare. Serafiti. Io ho sempre sentito iene. L'hai mai visto? No. Meglio per te. Cosa sono questi manifesti? Sembrano fumetti. Ma che razza di posto è? Forse era un raduno per appassionati di questa roba. Come te, in pratica. Quelli erano tempi d'oro.
Che stavi dicendo prima riguardo Dina? Hai detto che mi parlerà di... Ora abbiamo altri problemi. Prima o poi sarà dura da nascondere. Sai se vuole tenerlo? No. Guarda che disastro. L'acquario è vicino alla ruota panoramica. Beh, speriamo che lo sappia anche Tommy. Ti tocca nuotare. Ok. E ora? Un attimo. Di qua. Ok. Ti seguo. Oh,
Non sento più niente. È fatta. Sì, credo di sì. Eccone altri! Indietro! Ok, ora è finita. Sì, mi sa che hai ragione. Forza Jackson! Fanculo questi stronzi! Sottoscrivo ogni parola. Thank you.
Vicolo cieco. Ce la fai a passare da lì? Vediamo. Sarei venuto anch'io, se mi avessi avvertito. In realtà, io credevo che ti saresti opposto. Ammiravo ciò. E non sopporto sia finita così. Sarei venuto. Anche Joel aveva un debole per te, sai. E credeva mi fossi presa una sbandata. Davvero? Non fraintendere. Sei bellissimo. Diciamo che non sei il mio tipo. Troppo asiatico? Sì, certo. Ovvio, no? Da malati mettere i funghi nella sezione per bambini. Nel vecchio mondo i funghi avevano un altro significato. Ah, giusto. Avevi un libro preferito, piccolo? Sì, Guerra Fantasma. Parla di marine spaziali che combattono... Fantasmi? Fantasmi alieni. Sembra proprio il tuo genere. Ok. E il tuo sta parlando? Mia madre aveva solo un libro per bambini. Il Bimbo Radice. Che si trasforma in un bosco per salvare il suo villaggio. Ok. Ma per farmi divertire, mamma si inventava sempre un finale diverso. Una volta il bambino ha lasciato morire tutti. Ti dico gli incubi. Paura. Ma era una brava mamma, no?
Sì, è la migliore. Darà di matto quando saprà del bambino. Sì, già me la vedo. Se non ci restiamo secchi... Tornati a casa, ci diamo dentro con birra e giochi da tavolo. Ah, sì? Voglio sentirmi normale. Per me va bene. Ma non penso che Dina vorrà bere. Giusto, lei resta sobria. Gesù, cos'è successo qui? Questa gente continua a farsi la guerra. È così da anni, credo. Chissà com'è iniziata. Wow. È un inferno qui. Il sangue è fresco. Ritorniamo in strada. Già. Bravo, bello. Quando arriva, tempo da cane. Non è facile guidare la barca con questa tempesta. Voglio essere fatto. Avrai la tua occasione. Come tutti. Bella. Non c'è nessuno. Dai, bello. Lasciate l'area.
Lei, che hai annusato, bella? Quello era l'ultimo, vero? Sì. Questo posto mi fa rivalutare Jackson. Non dirlo. Okay.
volante per capire dove siamo? Sì, buona idea. Abby avrà scelto l'acquario perché è impossibile da raggiungere. Forse. Thank you.
cazzo lo attraversiamo? C'è quella strada. Ma è parecchio lontana. Oppure c'è quella. C'è. Molto meglio. Forza, di qua. Proviamo da qui. Ok, qual è il piano? Facciamo fuori tutti e rubiamo la barca. Certo che rubiamo la barca. Ma sta a loro decidere se farsi ammazzare. Speriamo siano pochi. È uno schifo qui. Non mi dire. Ce l'ho! Forza! Di qua, andiamo! Terra fino al porto. Gli altri possono restare qui in attesa di ordine. Ma che cazzo? Dobbiamo stare qui mentre un cecchino fa fuori gli altri? Gli ordini sono chiari. Una squadra basta e avanza contro un cecchino.
Da qui possiamo arrivare al porto. No, rubiamo la barca. Li hai sentiti, no? Parlano di Tommy. Come fai a dirlo? Allora chi altro è? Se fosse lui, non riusciremmo comunque ad arrivare in tempo. Sta andando da Abby, dobbiamo soltanto potrebbe seguire... Potrebbe essere nei guai. Sa badare a se stesso. Ma che cazzo? Il solo modo di aiutare Tommy è seguire Abby. Se te ne vai, non ti salvo più il culo. Ti auguro di farcela.